Beh, dico subito che sì, sono due lavori, ma un lavoro unico. L'idea non è neanche quella di esplorare il mondo delle prostitute di Guardia Sala Museo, ma quella di esplorare piuttosto il rapporto tra abito di lavoro e abito quotidiano, come fossero, diciamo, due stati mentali, due modi di essere, con un abito da lavoro che ci dà l'appartenenza, ci connota il dottore con la, si mette il camice bianco, il magistrato la toga, la prostituta il suo vestito, il guardasala uguale, la divisa del museo, e dà l'appartenenza, ma nel momento in cui conferisce questa appartenenza anche nega un'individualità che preme comunque per venire fuori dalle fessure, dalle nicchie, bussare, e non c'è niente da fare, continua a emergere. Comunque magari vediamo come ecco questo. Sì, esatto. Allora, questa serie di foto che ho fatto molti anni fa è nata casualmente su un treno, tornando una notte da Torino, c'erano ancora i treni con gli scompartimenti in seconda classe, e nello scompartimento eravamo da soli io e questa ragazza nigeriana. Io tornavo da una gita, diciamo, a Torino, dove ho portato delle foto da far vedere a degli amici, con parecchie mie foto, una scatola di stampe. E c'era un'atmosfera in questo scompartimento, per cui sentivamo che avevamo voglia di parlarci, però per quanto questa ragazza fosse nigeriana, in Nigeria la lingua ufficiale è l'inglese, perché avevamo sicuramente un buon strumento immediatamente anche linguistico per comunicare, però io sentivo assolutamente una distanza enorme. Contemporaneamente avevo questa voglia di parlare e non sapevo di cosa parlare. Non mi veniva assolutamente impossibile l'argomento, a meno di non fare brutta figura, di far cadere subito il discorso, perché non sarebbe stato un argomento che poteva trovare uno scambio, un ricambio in qualche modo. E allora ho avuto questa idea di tirare fuori la mia foto per dimostrarle alcuni miei lavori. Io ho tirato fuori delle foto che avevo scattato in India, ma nella parte dell'India molto 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 povera, cioè quelle periferie urbane dove mi verrebbe da dire che l'India non mostra nemmeno più i suoi aspetti iconici, non vediamo nemmeno il sari, non vediamo le divinità indù, rimane soltanto la povertà, l'estrema povertà. E a quel punto lei ha preso a ritenere, a credere fortemente che io avessi scattato quelle foto in Nigeria. E questo è stato un contatto formidabile tra noi, con lei che aveva sviluppato questa illusione che io fossi stato davvero nel suo paese e le stessi mostrando immagini del suo paese. Allora le ho chiesto il permesso di farle un ritratto, due ritratti. E questo è il primo. Lei, così timida, con questa strana, curiosissima scritta col pennarello che c'era sul cristallo: Nana, ti amo. Poi, ecco, questa è la seconda immagine, già meno timida, mi sembra, della precedente. Per me, con questo, un altro scatto ancora, la cosa dei ritratti era terminata, non avevo altre particolari velleità fotografiche, se non che, avvicinandosi il treno a Milano, succedono una serie di cose se si viaggia su questi treni dove ci sono molte, molte prostitute, e tipicamente
c'è un fenomeno acustico. Si sale a Torino e tutti ridono. Man mano che arriva a Milano il riso si spegne. E circa a metà del viaggio comincia a truccarsi. Ecco, scusate, alcune foto, tenete conto, state fatte molti anni fa, in pellicola, di notte sul treno in movimento, l'ho sfocato qualche volta, ci sta, si mette questa, comincia a mettersi questa crema bianca, vorticosamente si copre il volto, e questo e soprattutto quest'altro è alla mia sensibilità, però, nel terribile risultato finale, il punto d'arrivo. Una che io credo, forse qualcuno potrebbe pensare essere una velleità di bellezza, secondo me non è neanche una velleità di bellezza, è soprattutto una copertura. Io credo che è soltanto grazie al fatto di rendersi sostanzialmente irriconoscibile a se stessa, agli altri, rendere riconoscibile a una parte di sé più sensibile, che è possibile poi forse più facilmente fare il mestiere. E questa è l'ultima immagine di questa serie in cui ripropongo una delle immagini scattate all'inizio. Ecco. Poi sono passato invece alla a questa seconda serie. Queste sono i guardasala del museo. Il museo è molto importante, la Galleria Treziakova di Mosca, che è il più importante museo di arte russa del mondo, forse insieme a Ruski Musei, è la più grande collezione di icone e comunque di arte russa dell'Ottocento. Museo ricchissimo, museo importantissimo, museo che è ricchissimo sia per il valore delle opere, sia perché è uno dei luoghi più importanti della città. E ho fatto un lavoro di questo tipo. Cioè, io ero stato già da molti anni interessato ai guardasala del museo per una serie di aspetti. Mi ha sempre molto colpito la noia che secondo me dovevano vivere questi lavoratori e come nel mio immaginario, come se a un certo punto rischiassero come di confondersi con le opere. E le opere a loro volta si confondono con i custodi. Ecco, qui potete anche vedere meglio come in realtà non esiste una divisa stabile alla Galleria Treziakova. In teoria sì, ma in pratica l'unico capo d'abbigliamento che viene mantenuto, neanche sempre, è la giacca. Tutto il resto è variabile e di una variabilità estremamente interessante, perché a quel punto emerge il carattere personale di ciascuno. Il calzino, la sciarpa. Questo è Ivan il Terribile, che sembra più custode dei custodi. La donna. Questa è la zarina. Tolstoy.
momento in cui custodi tra scarpe da ginnastica e fatto, abbandonano il loro lavoro, no? E hanno, si chiacchierano. Anche i padri mi sembrano più allegri. Questo sfondo. È un lavoro molto per anziani, guarda sala da museo in Russia, perché è molto poco pagato, quindi è un'integrazione della pensione. Ecco questo maglione, lo trovo meraviglioso, in sostituzione della giacca d'ordinanza. Un altro feroce custode, Mitrio. Il sonno. Calzini, la scala. Sono tutti morti. Questa immagine si esce dal museo appunto con il ricordo delle opere viste, ma anche secondo me, se non ce ne accorgiamo, con il ricordo dei loro custodi, della loro vita. Grazie.